Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Elena e nel video di oggi proviamo assieme lo Skin Realist di Nabla. L'ho acquistato l'altro giorno sul sito Bio Boutique La Rosa Canina perché era super scontato e se guardate il video in questi giorni sicuramente ci sarà ancora lo sconto, quindi vi consiglio di dare un'occhiata anche perché ci sono molti altri prodotti scontatissimi. Se siete curiosi, guardate il video fino alla fine e lasciatemi un like per supportarmi. Ovviamente seguitemi anche su Instagram e iscrivetevi al canale in modo da non perdervi tutti i miei prossimi video. Allora, io ho scelto la colorazione numero 2 Light e sicuramente è un fondotinta che conoscete già. Diciamo che fondotinta non è la parola esatta per questo prodotto perché è più una crema colorata. L'ho preso perché io ho la pelle molto secca, per non dire arida, e quindi siccome è una crema molto idratante che contiene anche acido ialuronico e ha un finish luminoso, ho detto la prendo. È il fondotinta ideale quindi per le pelli più secche, però ho letto e ho visto anche altre recensioni in cui lo provavano persone con la pelle mista e grassa e dicevano che comunque è veramente ottimo, basta solamente settarlo con un po' di ciprio trasparente. Allora, intanto il pack che è stupendo, ha questo flacone particolare perché ogni volta che usate il prodotto si alza questa parte inferiore. Quindi non ci sarà mai uno spreco di prodotto. Direi di provarlo subito. Allora, fate caso che ho il naso rosso, ma ho un po' di caldo, però questo è a nostro vantaggio perché così vediamo anche quanto copre. Teoricamente la shade è giusta. È bello fluido. Lo vado a stendere con un pennello di questo tipo. Lo applico su questa metà del viso. Allora, il colore direi che è perfetto e vediamo ora quanto mi copre il rossore. Allora, naturalmente usando un pennello avrete una copertura minore, quindi un effetto più naturale, più leggero, altrimenti se usate una spugnetta sicuramente la copertura sarà maggiore. Poi devo dire che è facilmente stratificabile perché in queste zone un po' più rosse sto già facendo una seconda passata. Quindi ecco, non aspettatevi una coprenza estrema, assolutamente. È un fondotinta molto leggero, però io amo questa tipologia di fondotinta perché donano proprio un aspetto sano, proprio come se fosse una seconda pelle. Il finish è radioso, non è luminosissimo come mi aspettavo, però io in realtà l'avevo visto su un'altra tipologia di pelle. Io probabilmente avendo la pelle molto secca, diciamo che la luminosità si nota di meno, però mi piace veramente tantissimo, dà proprio quell'effetto super naturale. Allora, questa è la differenza. Di qua ce l'ho, di qua ovviamente no. Mi ha coperto un po' i rossori, ripeto, non ha un'alta coprenza, è proprio una crema colorata molto leggera. Quindi se non avete molte imperfezioni e soprattutto secondo me se avete la pelle molto secca, questo fondotinta è davvero la svolta. Su questa metà del viso lo vado ad applicare con una spugnetta così vediamo la differenza. Allora, non so se è la luce, però lo vedo più luminoso se applicato con la spugnetta. Allora, in realtà come coprenza direi che non cambia quasi nulla. Sì, forse lo vedo leggermente, ma proprio appena appena più luminoso se applicato con la spugnetta. Ecco, comunque in ogni caso mi piace tantissimo.
sia con il pennello sia con la spugnetta e lo trovo davvero un fondotinta molto molto valido che anche se acquistato a prezzo pieno li vale tutti. Allora, conclusione, come già ribadito, non aspettatevi un fondotinta coprente, ok? Consiglio maggiormente a chi ha la pelle secca o molto secca, che solitamente facciamo sempre fatica a trovare un fondotinta idratante e leggero, e questo è perfetto. Se vi piace quindi l'effetto radioso, molto naturale e leggero, vi straconsiglio questo fondotinta di Nabla. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, se è così ricordate di lasciarmi un like e noi ci vediamo alla prossima.